ragazzi, ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Bentornati. Allora, come anticipato nel video precedente, ci troviamo in una situazione dove siamo circondati da robot. Esatto. Allora, non ci sono ovviamente tutti i robot del mercato, perché ce ne sono tanti, ok? E non sarebbe servito a nulla mostrarveli tutti. Esatto. Come abbiamo detto l'altra volta, prendiamo una selezione di prodotti che piace a Creemax, non che sono i migliori, i più belli, quello che piace a noi. Esattamente. Quindi questo video per mostrarvi cosa, non per recensioni dei pod, ma semplicemente per parlare un attimo di quale può essere la scelta, diciamo, di uno rispetto a un altro, perché ovviamente hanno delle caratteristiche esatte. Esatto, si vede anche dal piccolino a quello mastodontico, ogni situazione di pesca chiama una sua esigenza. Oppure, e parleremo anche di picchetti, oppure infatti. Semplicemente uno può anche prendersi un pod che magari è più adatto per determinato magari luogo di pesca e posarlo comunque. Quindi non è detto che per forza deve il pod va col posto di pesca, quindi questo assolutamente no. Quindi io direi di cominciare. Sì, allora facendo... la selezione di prodotti Creemax, tra virgolette, chiamiamola così, sono i Daico, perché ovviamente avendoli, ragazzi, possiamo esatto farvi vedere un attimino meglio quindi come si presentano. Esatto. Poi abbiamo scelto un fisco, un classico Fishcon, quindi sì, il modello, quello Jolly, ok? Quindi forse quello più gettonato, quello più versatile, quello un po' più... Come hai detto prima, uno esatto poi è scelta al gusto per... E poi Prologic e uno piccolo della Nash, per vedere altre situazioni. Andremo poi infine a vedere qualche picchetto. Ora vi faremo vedere ognuno di questi pod il set di canne montato, quindi vedrete su questi pod come si presentano le canne, perché ovviamente anche lì anche l'estetica comunque è capista. Esatto, quindi ogni tanto ci sta. Esatto, quindi vi faremo vedere un attimino come si presentano le canne montate in un Daico e piuttosto che magari montate in un pod piccolo come quello di Nash. Esatto. Bene ragazzi, via! Ok, e adesso Max vi fa vedere come si presenta il pod con le canne montate. Ok ragazzi, allora abbiamo visto subito il Daico e andiamo a vederlo meglio nel dettaglio. Perché l'abbiamo messo in questa posizione? E per farvi capire quanto può essere importante la versatilità di un robot per chi pesca come noi in varie situazioni e in vari ambienti. L'abbiamo messo di proposito con le canne che sparano verso l'alto, questo per farvi capire che un pod che ragiona in questo modo ci dà la possibilità di andare a pescare sopra erbai che sono proprio sul sottoriva o in quelle situazioni dove siamo in grandi laghi e peschiamo a media lunga distanza. Ciò non toglie, e ci avete visto farlo, perché noi raramente peschiamo così, perché nei fiumi peschiamo spesso e volentieri io con i cimini che toccano quasi l'acqua, Cree mentre lo usa orizzontale. Semplice, efficace, però avete quella versatilità per poter pescare tranquillamente i vari ambienti. Ciò non toglie che se uno prende questo prodotto debba solamente pescare su grandi laghi o fiumi. Uno può andare in un lago, in una cava, nel piccolo ruscello, in base alle sue comodità. Ora, una volta visto nel dettaglio bene il prodotto, passiamo al prossimo robot. Allora, adesso vi facciamo vedere un attimo la differenza, ma un'alternativa chiamiamola così, al Daico, che è un pod dove personalmente mi è sempre piaciuto. Non l'ho preso solo per un gusto estetico, perché ho preferito il Daico perché esteticamente mi piaceva di più. Sono gusti personali, esatto. Suoi. Però allora, ora non potete capire perché ovviamente non li avete in mano in questo momento, quindi vi garantisco che il Daico pesa 3-4 volte di più rispetto a un Fishcon. Questo cosa vuol dire? Non significa che un pod che voi lo sentite in mano pesante sia più solido, quindi vi dia il senso della stabilità in più rispetto a un pod con un peso minore. Ora vi mostro il perché. Allora, andiamo a aprire. Questo potrebbe essere non un errore, ma magari... Molti magari si fanno influenzare, sì, perché dal pod pesante pesa, è stabile. Pesa, ok? Quindi è il pod che fa per me.
Bene, non è detto che sia così, perché ora ragazzi io vi prendo questo, ok? Tra l'altro con che facilità lo stai aprendo, Cristian? Beh, è molto versatile, ecco. Giusto per darvi un'idea, spero nell'inquadratura si veda, ok? L'apertura delle gambe è notevole, quindi nel momento che io vado ad appoggiarlo per terra, avete una base di appoggio molto ampia. Quindi vuol dire che una volta che voi mettete le canne sopra questo pod, il pod non andrà a fare nessun movimento. È bilanciato, no? Esatto, esattamente. Questo nonostante pesi meno del Daico. Poi non è finito, perché potete aumentare ancora di più la stabilità aprendo ulteriormente le canne. Ecco, qui sto notando adesso una cosa, che sia il Daico che questo ci sono i fori per eventuali picchetti, perché non si sa mai di notte o anche di giorno passa la bestia. Ragazzi, è un ragno enorme, un ragno grande del Daigo. Quindi parliamo di un pod che ha un'apertura veramente enorme, ok? Adesso vi monto i boothbar. Noi abbiamo già montato ovviamente i sensori. Qua qui è... si può regolare anche la adesso la palla, sì, adesso vi facciamo vedere tutto. Allora montiamo i boothbar, poi adesso vi faccio vedere una cosa sui boothbar. Allora adesso voglio farvi vedere una cosa, ovviamente chi possiede già il Fishcon lo sa, una volta che siete arrivati appunto a fine corsa avete questo è la guida per il boothbar. Quindi una volta che voi siete arrivati all'altezza base, non fate altro che tirar su questo qui, farlo vedere bene, eccolo, e sì, questo va praticamente a bloccarlo, poi si fissa. E questo qui serve per? Perché il boothbar non vadi a fare la torsione, ah, okay, quindi che non giri, ok? Perfetto. Lo stesso dietro, quindi anche ecco, dietro. Aspetta che lo vediamo in diretta qua. Quindi anche dietro avete... È comodo che giri così, eh? Sì, sì, beh... Ragazzi, comunque parliamo di un fisco. Eccomi qui che arrivo. Vedi? Ora è storto, io tiro su questo, si raddrizza. Non è da poco. Ok, bene, adesso vi faccio vedere un'ulteriore cosa. Allora, anche questo. Ecco, facciamo vedere. Versatile. Aspetta qua, qui bisogna farlo vedere bene, Cri. Allora, fai vedere, guardate, sta ruotando di 360. Anche questo è un pod molto versatile, quindi è secondo me adatto veramente in molte situazioni, ok? Quindi come state vedendo lo sto girando come voglio, sopra, basso. Cri, mi viene in mente subito una cosa, che se dovessero esserci degli ostacoli uno può anche tenere il certo, cioè, tenerlo anche... Esatto, mi hai capito subito. Messo storto. Guarda che roba. Ok, quindi andiamola a posizionare così e poi ovviamente le gambe qui siete all'apertura massima, però potete regolarle, quindi potete avere uno scatto perché vanno a scatti. Ecco, questo magari è importante quando ci troviamo a mettere il pod in acqua, perché deve stare un po' più alto. Ecco, questo è un pod che è adatto anche agli over del 1,80 m, 1,90 m, quindi... Non noi. Quindi chi ha un'altezza comunque... Cavolo, sei alto, Cri. Esatto, quindi questo adesso non si vede bene, mi devo allontanare un attimo, ma è altissimo. Sì, sì, beh, il pod va, riesce a andare veramente molto alto. E più alto. Tutto questo gioco è dovuto a questa palla che c'è dentro, Cri, tu che sì, sei più tecnico. È una sfera che praticamente ha due ghierette che una volta che si va a fissare stringono la palla e... Cavolo! Esatto. Ho perso un po' di focus, ma ci siamo. Adesso andiamo a vederlo con le canne su. Adesso vi monto le canne. E facciamo una situazione estrema. Pod in acqua, quindi alto il massimo e magari con qualche ostacolo con la possibilità. Guardate Cristian come sta muovendo sto gioiellino. Un attimo che lo giro così. No, la cosa bella è che essendo leggero è anche molto maneggiabile. Eccoci qua ragazzi. Allora, ho voluto ipotizzare uno scenario super difficile per farvi vedere quanto è versatile questa macchina da guerra, chiamiamola così. Allora, come vedete siamo storti, non è che abbiamo sbagliato, abbiamo proprio scelto di metterlo così per farvi vedere l'utilità di questa palla che c'è in questo crop pod. Ora ipotizziamo, siamo sullo spot, fiume difficile, comunque un fiume
di notevole portata, non un ruscello torrente, ok? Quindi abbiamo poco spazio attorno, la nostra piccola piazzola e subito qui abbiamo degli ostacoli, ok? Che cosa ho fatto? Ho messo il pod un po' spostato, lo riuscite a vedere sicuramente, perché è così, e con le gambe più alte possibili, perché fatalità l'acqua si è alzata e siamo con un po' di gambe sommerse dall'acqua. Questo è il fishcore, che come ha detto Christian prima è veramente un bel prodotto. Ora, perché ho messo due canne qui? Adesso lo scopriamo. Christian, se per favore mi fai vedere il dettaglio. Allora ragazzi, volevo solamente farvi vedere un dettaglio che non è da sottovalutare. Quando peschiamo con le canne così alte è consigliabile, secondo noi, non utilizzare i rod rest semplici dove si appoggia tranquillamente la canna così, ma questi qua, questa tipologia qua, perché se dovesse partire forte un pesce la canna tenderebbe ad alzarsi, soprattutto se la canna fa questa piega qua. Avendo questo tipo, questa tipologia di rod rest, la canna non può alzarsi. Quindi un piccolo consiglio, poi ognuno faccia quello che vuole, come al solito, quando peschiamo così utilizzare questa tipologia di reggicanna. Tutto qua. Andiamo a vedere un attimo nel dettaglio qui se vuoi e poi passiamo al prossimo pod. Bene ragazzi, allora adesso gli altri due pod che abbiamo scelto per mostrarvi un attimo sono i Prologic. Allora, sono entrambi dei rod pod molto leggeri, quindi parliamo di un rod pod molto versatile, leggero e pratico. Abbiamo in questo caso due versioni, una versione diciamo un po' più bassa, diciamo più adatta magari a situazione su laghi, diciamo tutti così, ma anche comunque per i fiumi dove lo vedrei perfettamente indicato, e una versione un po' più alta. Allora, niente di particolare, come vedete abbiamo montato due set di canne per farvi vedere come si presentano appunto messe nei vari pod. Che dire, sono dei pod che io penso a un utilizzo dove potremmo farne io e Max, quindi carrellini, quando magari andiamo in qualche posto dove vogliamo fare la pescata veloce, magari non c'è la terra e c'è un terreno ghiaioso, cemento eccetera, diciamo che avere un pod con queste caratteristiche qui aiuta primo nella praticità e secondo nella leggerezza, perché comunque sono dei pod che adesso lo alzo, ragazzi, sono veramente leggerissimi, pesano veramente poco, non so dire esattamente i chili, però veramente pesano pochissimo, trasportabili anche a mano. Non sono tra i pod più piccoli, perché ce ne sono anche di più piccoli che lo vedremo tra poco. E niente, come fascia di prezzo direi che non siamo su cifre elevatissime, ok? È un pod, sono dei pod dove la qualità prezzo c'è e ovviamente sono dei pod che li vedrei utili per chi inizia anche, sì, soprattutto per chi inizia, però diciamo che non è detto, perché comunque, ripeto, potrebbe essere un pod da usare sempre. Adesso io mi immagino questi due pod qui, ok? Anche se non parliamo di Daico, di Fishcon, di comunque pod della gamma che abbiamo visto prima, sono comunque due pod versatilissimi che secondo me possono essere adatti in qualsiasi situazione. Ripeto, ora vedete che ci sono delle canne montate, quindi situazioni di pesca tranquille, sono sempre comunque regolabili, ok? Non sono fissi così, si possono regolare. Adesso vado ad alzare le gambe, quindi non in questo caso, in questo pod non andremo molto a aumentare l'altezza, ok? Si possono aumentare sotto e potete alzare i buzz bar. Quindi adesso vi faccio vedere ragazzi un attimo, così, eccolo qui. Oppure lo vogliamo basso, vogliamo pescare all'inglese, ok? Quindi andiamo a abbassarlo del tutto. English style, credo. English style, esatto, perché ovviamente c'è chi il pod preferisce averlo tutto alto, ma c'è anche chi il pod preferisce averlo tutto basso. Quindi vi prendo come esempio questo pod, io ora vado ad abbassarlo, quindi vi faccio vedere la condizione più bassa di questo pod. Eccolo qui. Ecco.
Eccolo qua. Mettilo un po' orizzontale, Crick, così vediamo di quanto l'hai abbassato. E beh. Ok. Siamo a livello ginocchia. Quindi un pod veramente, ragazzi, versatile, maneggevole e pratico, adatto ad ogni situazione. Mentre ora vi faccio vedere un attimo questo. Questo è un pod sempre ProLogic che rispecchia un po', diciamo, le caratteristiche del Fishcon, quindi gambe sottili, alto, abbastanza la regolazione, come vedete. Ah, però sì, vado ad alzarla del tutto per situazioni estreme. Non dico che siamo in verticale, ma giramelo un po', Cree, così facciamo vedere quanto. Oh là, adesso si vede. Ecco, adesso sei proprio alto. Quindi, non, ragazzi, vedo più i cimini. Vedete che alle volte nel mercato ci sono dei prodotti dove, avendo una fascia di prezzo medio bassa o medio alta, avete comunque un prodotto che può fare il caso vostro, anche non spendendo cifre folli, i pod che comunque non stiamo più elencare, ma sapete benissimo che ce ne sono. Quindi, come vedete, questo è un pod che può essere versatile e può benissimo essere usato in una situazione come ne parlavamo prima. Ho dei cannetti davanti, ho dei cespugli, devo alzare le canne al massimo, quindi anche con questo pod potete farlo. Sì, Cree, io prima ho detto per chi inizia, ma non perché è un pod meno buono di un altro. Assolutamente. È solamente una questione a volte anche di portafoglio, perché io e te lo viviamo in prima persona. Certo. Quindi non è che tutti pronti via 3.000 euro. Però molti, cosa succede? Molti si focalizzano molto sulla marca delle volte, si focalizzano molto sui pod, quelli più gettonati, quelli. Invece, ragazzi, nel mercato del carfish, siccome è molto vasto, e ripeto, questa sera abbiamo scelto di farvi vedere alcuni pod, proprio per farvi vedere anche delle fasce di prezzo differenti, che anche con un pod che non ha un costo rispetto agli altri, avete comunque le stesse più o meno caratteristiche. Quindi questo è quanto. Bene, ora avendoli vicini, diciamo, il ProLogic e il Fishcon, due pod simili, come vi dicevo prima, ragazzi, hanno delle fasce di prezzo differenti, lo possiamo vedere anche da questo, che abbiamo un pod che è sì leggero, però, ragazzi, ha una stabilità. Questo qui, ragazzi, è sì leggero, ma ha completamente un'altra stabilità. Parliamo di un pod che è molto più solido rispetto a questo, quindi questo ci tengo a precisarlo, ok? Bene, adesso vi facciamo vedere i piccolini. Allora, ragazzi, molti di voi nell'unboxing che avevamo fatto qualche mese fa avevano vista questa sacca che io la utilizzo per portare i picchetti che avevo comprato nelle sessioni veloce. Questa volta qua dentro non ci saranno dei picchetti, ma ci sarà un roll pod. Quindi andiamo a scoprirli insieme. Guardate quanto è piccolo sto rod pod, quindi veramente un qualcosa di tascabile, però nello stesso tempo ci dà quella leggerezza che magari tanti di noi cercano quando siamo a piedi o piuttosto ci piace, chiamiamolo così, il famoso English style. Ora andiamo a montarlo in velocità. Ok, ragazzi, pod montato. Come vedete, tra i titani esistono anche quelli più piccoli. Ora monto gli avvisatori, i rod rest, e vi faccio vedere come si posizionano le canne su qualcosa di veramente piccolino. Allora, ragazzi, abbiamo visto qualche rod pod. Ora, in velocità, volevamo solamente farvi vedere una alternativa al rod pod, ovvero i picchetti. Ci avete già visto con qualche picchetto in mano nella boxing che avevamo fatto tempo addietro, ma adesso diamo una leggera panoramica, proprio veloce, di alcuni picchetti che abbiamo. Allora, i ProLogic, quelli che avevo preso io. Come vi ricordo,
si possono alzare, ci sono varie misure, molto comodi perché hanno anche qui la vite. Sì, la trivelle. La trivelle, esatto, per incastrarli dove ci sono terreni un attimino un po' più impegnativi. Abbiamo potuto comunque questi provare di persona, sì. I terreni anche abbastanza duri, duri, credimi, hanno fatto giù per la riglia. Cosa hai in mano ancora? Allora, qui invece abbiamo quelli della cignette. Esatto. Non so, si pronuncia così, cignette? Penso di sì. Vabbè, ok. Allora, questi sono dei picchetti. Allora, ci sono due versioni. Allora, adesso vi facciamo vedere un attimo. Io appoggio questo. C'è questo qui, che è molto semplice. È un picchetto classico, semplicissimo. Ha una punta normale, liscia, ok? Quindi questo va semplicemente... terreni morbidi, fa pressione, esatto, erba. È un picchetto che devo dire è molto più sottile rispetto al sì, è vero, picchetto Nash, un po' più leggero anche. Sì, più leggero. Leggero dirò no, però okay. Leggero non lo so, perché comunque è molto leggero anche il Prologic. No, è vero, sono però diciamo questo va semplicemente fatto una pressione perché appunto non ha la filettatura qui, quindi va semplicemente fatta la pressione. Invece questo ha appunto la trivellina come quello della Prologic, è più fino anche questo rispetto al Prologic ed è più alto. Ovviamente ci sono varie misure, ovvio, in commercio, non è che ci sono quella che ho io. Ecco, questo per dirvi è credo sia quello più alto, se non... Qua pesca. No, ce ne sono anche di più alti. Pesca in acqua anche qua con questa roba. Esatto, quindi... lo stiamo facendo vedere adesso, esatto, e c'è una piccola caratteristica, quindi per chi compra un tipo di picchetto così, no, più che altro non per chi compra quel picchetto, ma come Christian vi aveva fatto vedere nei video dove usavo i picchetti, io li uso singolarmente, quindi ho 6 picchetti, 3 con gli avvisatori, 3 con gli appoggiacanne, ma non uso i boost bar. Perché questo? Perché voglio che le canne siano posizionate ognuna indipendente dall'altra. Christian voleva fare un piccolo accorgimento per chi usa i boost bar. Esatto. Io ti lascio parlare a te, che mi sono dimenticato che c'è un altro picchetto da far vedere, quelli in acciaio se non mi sbaglio. Allora, vado un attimo a prenderli. Chi come me, appunto, anche quando usi i picchetti, piace avere il boost bar, quindi non avere le tre canne singole. Allora, sapete che in commercio ci sono, ovviamente i picchetti, poi vendono anche i boost bar. Avete questo particolare qui che adesso vi faremo vedere un attimo meglio a video, che va applicato praticamente al picchetto. Praticamente mettendolo nel picchetto, adesso chiedo un aiuto a Max. Eccolo, sono andato a prendere un attimo altri attrezzi qui e dopo capirai. Prendiamo il picchetto, esempio così, se io vado a mettere il boost bar sopra, questo per quanto poco si ruoterà sempre, non starà mai fermo, ok? Anche se voi andate a evitare la vite, comunque è una vite che fa pressione, quindi non è che stia proprio fermo. Quindi cosa succede? In aiuto ci sono questi attrezzi qui. Questi vanno messi una volta entrato il picchetto. Stabilizzatori qui. Esatto. Semplici stabilizzatori. Ok, va inserito qui nel picchetto. Ce lo faccio vedere meglio, ok, messo nel picchetto, prima si pianta, poi con questo si fa pressione, una volta fatta pressione, anche col piede, esatto, si basta a chiudere e questo appunto evita che il picchetto faccia questo movimento. Sì, ecco, io mi immagino il boost bar orizzontale così, canna e canna qui, parte la canna di destra, mi vedo fare questo movimento, esatto, se non avessi lo stabilizzatore. Esattamente. Quindi è anche stata la mia scelta personale, oltre che avere le canne indipendenti avevo proprio paura che potesse fare questo lavoro, non volevo prendere anche gli stabilizzatori, sono sincero qui, e quindi ho deciso di puntare sui picchetti singoli. Volevo, e ho preso subito l'occasione per andarli a prendere, tienilo pure in mano qui, perché questi sono semplicemente dei picchetti legali, non so, penso sia, non so se sia, perché senti questi in acciaio, Cri, cosa noti subito? Beh, hanno un peso completamente diverso. Ecco, perché scegliere dei picchetti in acciaio che sicuramente sono più longevi rispetto a un picchetto semplice? Beh, possiamo pensare che quando dobbiamo andare a pescare dove ci sono rocce per terra,
Con questo posso anche battere il martello tranquillamente, andarlo a incastrare, sarà eterno sto picchetto. Parliamo di un picchetto classico in metallo, è una lega diciamo più leggera solitamente. Cioè, l'acciaio... quando parliamo di acciaio a carbonio solitamente, quindi oltre ad avere un peso diverso, comunque abbiamo un materiale molto resistente, ragazzi, quindi sapete che l'acciaio, oltre ovviamente a non far ruggine queste cose qui, vi consente anche di avere un picchetto notevolmente più solido. Cavolo, Cri, pesa veramente tanto. Non dico che sfioriamo magari il mezzo chilo, ma cavolo. No, vabbè, c'è tutto. C'è tutto il mezzo chilo allora, perché veramente questo è per chi non vuole avere sorprese. Esatto. Beh, basta, ovviamente farlo vedere. Hanno perché... dei costi diversi. Vabbè, sicuramente. Ricordiamo che come il pod sono sempre picchetti, ma comunque hanno dei costi diversi. Questo per farvi vedere che appunto molti di voi lo sapranno, ma ci sono molta altra gente che purtroppo tante cose non le sanno, per questo noi cerchiamo di mettervele a video, certo, quindi portiamo a conoscenza di queste cose qui. Bene, il tempo di sbagliare tutto, ragazzi, e andremo a dirvi, ad accennarvi, quello che sarà il prossimo video della Climax Zone. Ok ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Come potete vedere abbiamo già allestito quello che sarà il campo d'azione per la prossima puntata della Climax Zone, ovvero la cura e il mantenimento del pesce. Molto importante. Un argomento, come dice Christian, molto ma molto importante per la salvaguardia e il rispetto delle nostre amiche carpe o pesce in generale. Detto questo, speriamo che il video sui rotto vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento. Se qualcuno aveva dubbi, speriamo di averli risolti. Speriamo di aver più che altro passato il messaggio un po' del video, che appunto non è quello della recensione dei pod, esatto, ma è quello semplicemente di farvi vedere che appunto, come vi dicevamo, nel mercato ci sono varie gambe, però se uno magari si fa qualche domanda può scegliere il... Sì, il quelli che avete visto sono quelli che sono piaciuti a Climax, quindi esatto, a voi potrebbero non piacere, ne avete tutt'altri modelli, magari più avanti, durante il corso dell'anno, andremo a vederne altri in dettaglio. Ragazzi, come al solito, rinnoviamo i commenti su Instagram Climax_carfishing, Facebook Climax Carfishing, mail climax2018@gmail.com. Esatto, e chi non si fosse ancora iscritto al canale, è gratis, si iscriva, attivate la campanella e tutte le notifiche, perché tante volte non le attivate e non vi arrivano le notifiche, e basta, da Cri e Max e dalla Climax Zone, al è tutto, al prossimo episodio, ciao!